Eccoci, nuovo episodio e nuovo esperimento. Stavolta affrontiamo un gioco decisamente più moderno del solito, Dragon Ball Z Budokai. Ora, chi non conosce la saga di Dragon Ball e chi in qualche modo non la ama, non lo so, ma ne vediamo prima un'introduzione con effetti speciali. Attenzione, 1, 2, 3, eccolo qua. Dragon Ball Z Budokai è il nuovo videogioco per PlayStation 2 legata alla famosa saga dei cartoni animati di Dragon Ball Z. Nel videogioco infatti tutte le location, tutte le ambientazioni e tutti i personaggi tipici della saga di Dragon Ball Z saranno a disposizione. Dragon Ball Z è un picchiaduro, nel gioco abbiamo infatti a disposizione più di 23 personaggi, alcuni sono disponibili ovviamente sin dall'inizio, altri potranno essere sbloccati durante il gioco. Tantissime sono anche le modalità di gioco a disposizione, c'è la modalità duello, uno contro uno, uno contro il computer, e inoltre c'è ovviamente la modalità storia, all'interno della quale sarà possibile rivivere tutta la storia del cartone animato. Ecco, abbiamo ripescato per l'introduzione un materiale veramente d'archivio, quindi ringraziamo indirettamente Andrea Colombo, spero di non sbagliare il nome, se lo sbaglio poi lo rettificherò correttamente. Quindi insomma, questa volta cerchiamo di appunto affrontare un gioco che, essendo abbastanza nuovo, insomma questo è già, siamo già alla PlayStation 2, quindi siamo a tutt'altro livello cui siamo stati abituati finora, e vediamo come si affronta e che incubo potrebbe essere affrontare un gioco del genere che probabilmente ha anche ben più di un finale, però dall'altra parte anche molto coinvolgente, secondo me molto anche interessante, spero. Bene, lo vediamo dopo questo taglio. Bene, passiamo quindi immediatamente al menu principale. E come accennato prima, il fatto che può essere un incubo affrontare un gioco tra virgolette nuovo è perché appunto, ovviamente, man mano che il gioco, il videogioco si evolve anche la sua complessità. E quindi, come in questo gioco, dove vediamo, abbiamo una modalità storia, che è quella principale, diciamo così, che magari spero abbia un finale solo. Abbiamo anche affiancata queste altre modalità, abbiamo questo duello, che però magari è solo semplicemente giocatore contro giocatore, dopo lo vedremo. Ecco, abbiamo il torneo, e qui bisogna vedere se c'è un finale per personaggio, per esempio, quindi bisogna vedere com'è strutturato, e se c'è un finale per personaggio, ciao, cioè ci vorrà un sacco di tempo per documentare tutti i personaggi. E poi beh, qui pratica, ok, questa possiamo anche saltare o vedere così. E poi vabbè, qui altre cose aggiunte, che più il gioco è moderno più ci aggiungono cazzate su cazzate per allungare un po' il brodo. E poi vabbè, le solite opzioni, quindi insomma tanti aspetti da vedere, e quindi è per questo che un gioco non è come i giochi del NES, che magari in un'oretta di gioco uno lo completava e finiva lì e c'era la mini sequenzina finale e tanti saluti. Qui no. Però vabbè, dall'altra parte è anche molto, molto meglio così, ecco. Bene, finita questa parentesi premessa, andiamo a vedere la modalità che ci interessa. Adesso non vedremo tutto tutto, altrimenti diventa un long play, che tanto ce ne sono già, secondo me, abbastanza in giro. Magari vediamo un attimo i punti salienti, vediamo di documentare un attimo, se riusciamo, se, boh, non lo so. Vediamo cosa succede. Ecco già qua, c'è l'introduzione, ma questa la saltiamo perché altrimenti, come ho detto prima, diventa una roba massacrante. Goku, the victor of many great battles. Quindi insomma la storia comincia ovviamente dall'inizio di Dragon Ball Z, come giusto che sia. Ecco, una, purtroppo l'emulazione di questo gioco non è ancora perfetta, e spesso capiterà di vedere degli sfondi tra lo scuro e proprio il nero, ma vabbè, oh, ce ne faremo una ragione, insomma, non si può avere tutto, tipo qua, vabbè, insomma. Peccato però.
My name is Raditz. I've come to destroy this planet and you're going to help me. Su cui ci viene proposto in breve, perché viene ben sfoltita la storia, ma ci viene proposto in breve un paio di elementi su perché conosce Dragon Ball. Più o meno le cose hanno un senso, altrimenti, ma insomma, si capisce. E se non si capisce, ecco, è anche bello vedere che è strutturato tipo cartone animato, quindi con il titolo della puntata, diciamo così. Soltanto salviamo, anche se non ho ancora giocato e non so neanche se a questo punto giocherò. What an unexpected surprise. I just stopped by to enjoy the view. Why are you idiots here? You know why? Give me back my son right now. Qui lo sfondo è andato perso. Ah no, ce n'è giusto una righina. What are a couple of uni runs like you going to do about it? You might be stronger than I am, but that doesn't matter. There's no way that I'll back down. Ok, e qui ci prepariamo un po' allo scontro. Adesso se si muovono a parlare, a discutere di loro perché e per come. Quindi storia che conosciamo tutti, penso. Spero. Bene. Vediamo un po' come... come è strutturato poi fondamentalmente, a parte che ho già visto che è un semplice picchiaduro a incontri. Vabbè, vediamo un po' qua. Allora, c'è un pugno per il... un pugno, il calcio, c'è la... cos'è? Ok, colpi speciali, va bene, niente di impressionante dal punto di vista dei, dei comandi. Ecco, oddio, aspetta un attimo, che già qua questi, beh, me li scrivo perché io già non mi ricordo le mosse, io non me le ricordo, per cui allora intanto c'è quella lì. Ah, la Kamehameha, vabbè, fantastico, la, l'onda energetica, su questa scriviamo pugno, 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 energia. Questo invece è già più difficile, calcio, calcio, avanti calcio, ma non sto neanche a farla questa, io lo stesso. Va bene, ok, proviamo, vediamo cosa succede. Allora, oh, fantastico. Beh, devo dire che fin qua è abbastanza semplice comandare il personaggio, anche abbastanza, anzi molto fluido come tipo d'azione. Scendiamo un attimo il calcio, questo lo proviamo a fare anche con la mossa di prima. Cioè praticamente le combo è premere tante volte lo stesso pulsante, quindi tutto molto semplificato, meno male. Provo a vedere se riuscivo a fare una mossa, ma sembra che non ci riesco. Qui abbiamo ammazzato che mi muore a mezz'aria da lì. Adesso ovviamente era troppo facile ucciderlo così subito, ma... Oh, che bello, abbiamo giocato un minuto e adesso sono altre 63 ore di intermezzo, va bene. No, that's enough. I'm nothing like you, Raditz. You're not my brother. Please, let me go. I promise you I'll leave this planet right now. No, you can't listen to him, Goku. He's only telling lies. Mamma mia, che voce strana che è andato a Junior. Brother, I beg of you. Goku, no! Ok. Adesso cosa c'è da fare? Allora, abbiamo una nuova mossa. Ok. E boh, allora aspetta. Vabbè, ma quella ce l'avevamo già questa. Ma questa mossa non c'era già. KK è... freccia KK e beh, vabbè, fa lo stesso. Va bene. Oh, un altro intermezzo, che bello. You fell for that trick. Too bad. Now you're all mine. Stop it! Let that go!
Ma devo dire che è molto carino, eh. What? No way! Curse that kid! Hey! Let go! Piccolo! Blast him! Ok, adesso cosa ci sarà da fare? C'è da caricare il colpo? Di Junior, ma... andiamo a vedere. Allora, per venire colpiti dalla mossa, aspetta il cannone speciale di Piccolo, bisogna stare al centro dello schermo, ok. Quindi c'è da ruotare lo stick analogico sinistro, a destra o sinistra, va bene. Ce la possiamo fare, diciamo. Tanto salviamo perché non si sa mai, vediamo un po'. Io sto ruotando. Dai, torni indietro. Ah beh, giustamente, se non attacco... Oh, aspetta, rifacciamo un attimo, perché mi ero sbagliato. Che ansia questa cosa. Ok, basta. Tutto qua, finito. E adesso arriverà la Giga. This is it. I'll finish it. Special Wings Cannon! Disastro. Goku sembra un po' fatto qui, ma va bene. Ok, adesso abbiamo acquisito Radish. Lo possiamo usare nelle altre modalità, ma non ci interessa. Ok, vabbè. Molto molto bene. Ah, basta, è già finito, un attimo che salviamo. Quindi siamo già arrivati qua, cioè qui stiamo facendo dei tagli spaventosi alla storia, ma va bene. Tipo nel cartone animato questo pezzo dura, non so, mesi e mesi, puntate, qui invece c'è la... Per fortuna siamo già arrivati da Recaio. Bene, ma mi sembra che stiamo vedendo un po' tutto. Adesso facciamo un piccolo salto. Diciamo che possiamo vedere 6 mesi più tardi. No, infatti che doveva passare un anno da quando sarebbero arrivati. Ah, c'era, cioè, tagli a manetta qua della storia. Ecco, qui chi non ha visto Dragon Ball non si è capito niente di cosa possa essere successo, perché siamo già arrivati praticamente alla fine del combattimento. Anzi, cioè io pensavo che facessero allenare Goku, facessero tipo dei mini giochi per allenare Goku là sul pianeta di Recaio. Invece Goku è già tornato, è già rivissuto, siamo già arrivati a questo punto. Va bene. E però questo capitolo ce lo vediamo magari dopo, vediamo un attimo cosa possiamo fare. Ecco, ho skippato il capitolo con Nappa, perché non era così interessante. E siamo passati direttamente all'incontro con Vegeta, ma queste voci in inglese, non so, non mi convincono più di tanto. Sta risata di Vegeta un po' mongola, beh vabbè, insomma. E va bene, nel frattempo abbiamo acquisito una nuova mossa, un nuovo personaggio, niente di così eclatante, e siamo pronti a sbattagliare con Vegeta. E adesso, continuando la strada degli esperimenti, mentre scorrerà questa bellissima e entusiasmante lotta, andiamo con altri effetti speciali. Vi propongo quindi l'intervista fatta da Daisuke Ukiyama, produttore di Dragon Ball Z Budokai. Che ruolo ha avuto Akira Toriyama, l'autore di Dragon Ball Z, nella produzione di Budokai? Akira Toriyama non è stato coinvolto direttamente nel progetto,
ma ha supervisionato il gioco e ci ha dato molti consigli. Ad esempio, Bandai ha modificato alcuni personaggi in base alle sue osservazioni. Molto brava questa Bandai. Poi, quali sono state le difficoltà maggiori nel realizzare un gioco come Budokai? La maggior difficoltà è la quantità di elementi che abbiamo inserito, dato che abbiamo sfruttato molti episodi della serie di Dragon Ball Z. Un altro problema è stato il sistema di gioco. Dato che ogni personaggio in Dragon Ball Z ha una personalità molto forte e definita, volevamo esprimere questo virgola all'interno del gioco, o senza virgola. Il giocatore deve riuscire a sentire la personalità dell'eroe che sta utilizzando. Boh, se lo dice lui. Poi, che novità possiamo aspettarci? No, questo non c'entra perché qui si passa a un altro argomento. Allora, quante mosse ci sono in totale nel gioco? Ci sono 23 personaggi e in totale credo ci siano 300 mosse speciali, delle quali io me stesso medesimo ne ricorderò 2 o 3 se me le scrivo però su un foglio. Qual è la mossa più difficile da eseguire? Attacchi molto forti come la Spirit Bomb o Sfera Genkidama non sono semplici. Ok, ma sicuramente aggiungo io saranno spettacolari da vedere, spero. Proveremo a vedere se nel corso della storia riusciremo a farli saltare fuori. Qual è, secondo lei, il personaggio più forte? In sostanza dipende dallo stile di gioco. Ma voilà, scoperto l'acqua calda. Penso che Vegeta e Freezer siano forti, perché sono piccoli ma molto veloci. Se un giocatore è molto abile, e già qua ci sono troppi se in questa risposta, e saranno personaggi molto forti. Sì. In generale Goku è molto bilanciato, ma pensa a te, tutti possono giocare bene ed eseguire mosse spettacolari. E anche questo è da vedere. Ci può dire un segreto? Un segreto? È più facile giocare al torneo di Budokai se selezionate la malattia del cuore e il vaccino. L'energia del nemico diminuisce, ma voi non avrete lo stesso problema grazie al vaccino, anche se non sarà comunque semplice. Ecco, non è comunque semplice neanche capire questa risposta bene, però vedremo di lavorarci su e magari ce la teniamo, ce la ricordiamo per l'eventuale torneo, se mai lo affronterò. Qual è il suo personaggio preferito in Dragon Ball Z? Naturalmente Goku. Naturalmente. Riesce a superare grandi difficoltà e un allenamento difficilissimo grazie alla sua personalità positiva e ottimista. Ecco, io aggiungerei anche io che magari, visto che è il protagonista della serie, forse riesce a superare tutto per quello, chi lo sa. Inoltre mi piace anche Freezer, ecco, anche a me, molto. Sono rimasto sorpreso dalla sua potenza e poi era il capo di un'armata molto organizzata. Organizzata, diciamo, i suoi sottoposti non brillavano di proprio, non erano questi strateghi, ma vabbè, va bene lo stesso. Come mai avete preferito creare un gioco del genere picchiaduro? Non si può raccontare la storia di Dragon Ball Z senza battaglie. I personaggi di Dragon Ball Z sono cresciuti in battaglia e vivono per combattere. Inoltre crediamo che i giocatori vogliono controllare i personaggi di Dragon Ball Z come vogliono. Cioè, un picchiaduro come questo, che sei legatissimo e puoi fare le mosse predefinite in quel contesto, lui mi dice che vogliono che i giocatori controllino i personaggi in libertà? Bah. Ecco, e ricreare la stessa storia da soli? Ma c'è una storia, è quella? Non c'è, vabbè, questa risposta la finiamo qua, anche perché è già finita, anzi, è già finita anche l'intervista. Ecco, quindi ringraziamo Daisuke che ci ha concesso qualche minuto del suo tempo e finiamo anche questa roba qua che non so, è dando di dubbio gusto. Insomma, abbiamo visto, se i tempi li ho calcolati abbastanza bene, qualcosa di incredibile, quindi degli extra molto interessanti. E siamo arrivati anche alla fine dello scontro con Vegeta, che è stato praticamente più il tempo in cui abbiamo assistito alle scenette che proprio il tempo vero e proprio di gioco.
giochi moderni vuol dire anche questo, ma volete mettere nel 2002 e avere una grafica così, cioè poter vivere il cartone in grafica PlayStation 2? Non lo so, però deve essere stato un bel periodo. Bene, adesso abbiamo acquisito anche Vegeta, quindi magari vediamo cosa succede un attimo, giusto per finire anche questo capitolo. C'è Vegeta che si prende una pallata, una pallonata in faccia e praticamente è sconfitto per ora. Così prende il suo bel iPad e se ne va per tornare più avanti. Quindi questo capitolo finisce e facciamo un piccolo taglio giusto perché. Vediamo di inserire qualche altro contenuto speciale in questa puntata altamente sperimentale. Sì, 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 abbiamo capito, abbiamo capito. Dai, dai, vai, vai, vai. Ciao, 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 ciao. Dunque, abbiamo fatto un piccolo saltino in avanti, giusto per tagliare un po' le cose. E la cosa curiosa è che, a quanto pare, è diviso proprio in saghe la modalità storia, e alla fine dovrebbe tutto Vegeta, quindi finiva praticamente lì il capitolo e si poteva scegliere se tornare all'inizio della schermata titoli o se continuare la storia, appunto. E quindi ovviamente continuiamo la storia e qui siamo, secondo me, nel capitolo più bello, quello che riguarda Namek e Freezer. E quindi andiamo avanti vedendo cosa ci aspetta. Adesso, purtroppo, da quello che mi sembra di vedere finora, come gioco è un po' limitato, cioè c'è molto da vedere come scenette, scene di intermezzo, ma come giocabilità appunto ci sono questi specie di minigiochi, alla fine combattimenti, minigiochi. Adesso qui dobbiamo deviare le onde energetiche di Vegeta 15 volte per superare il livello, cioè giusto prendere un bottone al momento giusto, il pulsante e basta. Quindi non è certo la libertà che sembrava trasparire dal materiale promozionale. Abbiamo già vinto, basta, basta, abbiamo vinto, sì, ho capito, basta, basta spararmi. Insomma, cose del genere, ecco, tanto salviamo anche. E ne possiamo approfittare per fare un attimo solo per fare qualcosa di veramente veramente cioè per continuare quello che avevamo iniziato, quindi altri contenuti extra. E in questo caso abbiamo una intervista ancora una volta. Aspettate un attimo che mi segno solo questa, vabbè, tanto servono, se non servono tutte ste mosse ho già visto. E possiamo andare con questa intervista fatta da Andrea Loiacono, che insieme ad Andrea Colombo è un altro product manager che, insomma, si occupava di distribuire questo giochillo dalle nostre parti. Pronti, attenzione che arriva anche questo. Dragon Ball Z Budokai ha segnato l'esordio della serie Dragon Ball su PlayStation 2, è un titolo di combattimenti, un picchiaduro come viene chiamato nel settore. Questo significa che si possono impersonare 25 personaggi del mondo. Prima erano 23 nell'altra intervista. Vabbè, tutti questi personaggi hanno delle loro mosse, dei loro attacchi particolari, possono trasformarsi come per esempio Goku, Gohan e i suoi amici in Super Saiyan, e si possono riprodurre tutti gli attacchi della serie animata e del fumetto. Quindi la meccanica del gioco è una serie di combattimenti man mano sempre più complessi, fino a incontrare poi i personaggi più potenti, i nemici più potenti di Goku e dei suoi compagni. All'interno del gioco esiste anche una modalità story che ripropone combattimenti in un certo, nello stesso ordine in cui si incontrano nella serie animata, in modo da riprodurre comunque il filo logico del cartone animato e le avventure di Goku. Ecco, abbiamo quindi ascoltato questa intervista. E adesso invece c'è da fare questo nuovo allenamento, che non ho capito assolutamente bene di cosa si tratta. Adesso un attimo solo che capisco cosa devo fare, perché non dovrei fare forse una cosa del genere anch'io, ma vedo un attimo dove, solo che capisco, questo è già molto più difficile.
so se questo può essere. Forse qualcosa del genere. Sì, 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 qualcosa del genere. Non si riesco a farlo ancora. Non sembra neanche. Bah. Sì, insomma, ho perso, ma fa lo stesso. Insomma, molta scenografia queste mosse, ma di sicuro non facilissime. Allora, un attimo solo che li facciamo perché devo capirci. Quindi pugno e calcio nello stesso momento. Quando mi attaccano, quando Vegeta mi attacca con col super pugno, e poi dopo devo praticamente spaccare in due il joystick in modo da colpire sempre di più l'avversario. Vabbè, proviamo, ma non garantisco. Guardate che volevo dire, ok, va bene, va bene, ci siamo. Sono un po' impedito a fare questa cosa, aspetta un attimo, facciamo così. Ah, una cosa del genere? No. No, non credo. Dai. Ah, così allora. E poi dopo devo... Ruota, colpisci. Benissimo per fare ginnastica questa cosa. Ok, adesso rifacciamo ancora. Perché salviamo anche? Perché la vedo veramente dura. Sì, sì, sì. Colpisci, ruota, colpisci. Sono tutto sudato. Tutto molto bello anche da vedere. Ancora. Molto bello anche farlo in battaglia, questo adesso sarà la mia nuova missione. Dai. No, ho perso, beh, fa lo stesso. Ancora, dai, pu. Vabbè, fa lo stesso, adesso ci do un po' un mucchio, nel senso, l'importante è arrivare a zero qua. Vabbè, tiè. Toh. E beccati pure questo. Dai però. Ecco, a posto, ho vinto anche qua. Cioè, ho superato questo livellino. Adesso però lo devo ammazzare. Dai, ruota, gira, avanti, indietro, su e giù, e destra e sinistra. Ma non si può dare del genere. Là. Bene, adesso, a parte andare a bere qualcosa perché mi è venuta molta sete, direi che facciamo un, possiamo fare un altro taglio, tanto questi sono praticamente tipo mini stage di pratica e vabbè, che ripeto, secondo me lasciano il tempo che trovano, perché tanto alla fine basta dare le due o tre mosse basic e sono super efficaci. Va bene, adesso devo praticamente uccidere Vegeta. Dai, vediamo se riusciamo a fare anche questa cosa. Poi dopo facciamo un saltino e passiamo direttamente su Namek per vedere la storia che va avanti. Adesso facciamo la prova subito, come volevasi dimostrare. Vediamo se bastano le tre mosse classiche. Poi. C'è fin qua, magari fa molta scena negli scontri uno contro uno, se uno diciamo così usa le queste super mosse o mosse scenografiche. Vediamo se qua perdiamo. Oh no, aspetta, non posso perdere. Ah, ecco. Ecco, anche la difficoltà andava un attimo
sono migliorata secondo me, nel senso era meglio se fosse stato un pochino più difficile, un pochino, vabbè, ok, le combo facili e quant'altro, ma magari bilanciare combo con difficoltà e anche con qualcosa di più spettacolare in modo utile non sarebbe stato male, ecco. Detto questo mio giudizio da gran critico di videogiochi ed arte cinematografico anche, bene, andiamo avanti, saltiamo e vediamo cosa ci aspetta fra un po'. Liquidata praticamente tutti gli avvenimenti del pianeta Namek in una scenetta sola, quindi tutto quello che Krillin, Vegeta e Gohan hanno fatto è stato liquidato in 2 minuti. Adesso ci troviamo invece ad affrontare la squadra Ginyu e praticamente la parte dove, cioè, ho saltato 2 combattimenti, Goku contro Rekong e contro Ginyu. Adesso ovviamente c'è Ginyu che ha preso le parti di Goku, e quindi qui veramente abbiamo avuto un taglio sensazionale perché è stato eliminato quasi tutto. Però vabbè, comprensibile se dovevano fare tutta la varia, cioè se adesso mi approfondissero questa parte si potrebbe anche essere soddisfatti. Adesso praticamente impersoniamo Ginyu ferito che deve combattere contro Goku. Ecco, ancora una volta fin qua classico combattimentino molto molto tranquillo, senza troppi pensieri, anche usando sempre le solite 2 o 3 mosse. Adesso qui ne abbiamo giusto 2 di mosse davvero, quindi insomma con Ginyu non c'è una gran scelta. Però vabbè, insomma, magari forse qui potremmo anche darsi che perdiamo. Forse no. Forse sì. Io ho sorpreso, ho vinto, mamma mia. Qui veramente avevo appena detto del livello di difficoltà. Non c'è niente da dire, per carità, bellissimo, perché è veramente carino vedere il cartone, come dicevo prima, sotto la grafica PlayStation, però i limiti di questo gioco si stanno veramente vedendo tutti, perché è tutto il contrario di quello che abbiamo sentito nel materiale d'archivio recuperato, cioè non c'è nessuna libertà, anzi sembra di giocare uno di quei vecchi giochi tipo, non so se vi ricordate quelli su Laserdisc dove c'era solo da fare qualche azione ogni tanto, premere il pulsante giusto al momento giusto e il resto era tutto filmato, ecco. E poco più, qui c'è un combattimentino ogni tanto, ci sono lunghissime sequenze che ben fatte, bellissime, però anche qua, guarda qua, siamo già la prima forma di Freezer, anzi forse neanche la combatteremo. Prima trasformazione, ci sarà la seconda, poi c'è quella finale, sicuramente dobbiamo finire con quella, infatti qui siamo già alla seconda, cioè qui praticamente non niente. Anzi, addirittura neanche il combattimento con Vegeta, cioè sempre e solo Goku praticamente utilizziamo. No! Contenti loro, però vabbè, mi sembra un po' riduttivo, cioè. It's amazing. I'm much stronger. I had no idea my power would increase this much. Huh. Don't worry. I'm coming, guys. Perfetto, Goku cazzutissimo.
Goku's Revival. E ci siamo arrivati allo scontro con... E io direi che si potrebbe fare anche un'altra bella cosa, eh? Adesso, dopo proviamo a fare... Mamma mia, tra l'altro che vocetta che gli ha messo, ok. In the name of all the Saiyans you've killed, and for all the people of Namek, si potrebbe andare con l'ultimo materiale d'archivio ripescato, che è praticamente proprio il messaggio promozionale vero e proprio di questo gioco, proprio la pubblicità, ecco, quindi proprio l'anima del nulla. E andiamo a vedere un attimo, aspetta, un attimo solo, facciamo così. Ecco, così magari mentre facciamo lo scontro con Freezer, adesso qui vabbè le mosse non me le sto neanche più a guardare, tanto non mi servono, mentre noi combattiamo Freezer vediamo anche di ascoltare questa bellissima cosa. Un momento solo, mettiamo in pausa un attimo, un momento, un istante, che facciamo così, 1, 2, 3, eccolo qua. Dal materiale di archivio, che tra parentesi deriva da un antichissimo e vecchissimo CD o ripescato chissà dove, e contenente appunto materiale promozionale di tutti i generi, dai video alle descrizioni a documenti testuali e così via. Ecco, dicevo, fra questo materiale, chiusa parentesi, c'è anche un, diciamo così, un messaggio promozionale legato a proprio Dragon Ball Budokai, che promette di essere questo, due punti, dice: i possessori di PlayStation 2, appassionati di picchiaduro e del mondo di Dragon Ball, non possono sbagliare. Il gioco da avere è Dragon Ball Z Budokai, imperativo assoluto. Con 20 combattenti selezionabili, ecco, erano allora 23 nell'intervista con il buon Daisuke, poi invece Doyakono me ne ha messi 25, che ho idea che sia anche il numero però più corretto, e adesso invece siamo scesi a 20, vabbè. E i giocatori possono calarsi nel mondo ideato dall'autore di fumetti Toriyama, ricreato con attenzione, insomma, per il dettaglio e particolari, come testimoniano le voci digitalizzate, ecco che già anche lì sarebbe da aprire un capitolo a parte, e l'estrema caratterizzazione delle animazioni, che invece sì, sono state fatte benissimo. Non mancano poi momenti di gioco alternativo grazie a modalità curiose e divertenti che ricreano la tipica atmosfera del fumetto e del cartone animato. Addirittura abbiamo scomodato il fumetto, no? Vabbè, fornendo contemporaneamente maggiore varietà al videogioco. In pratica, oltre alla modalità storia, che porta a rivivere tutte le vicende legate a questa amatissima serie a fumetti e televisiva, non hanno detto tagliandola in maniera esagerata, esagerabile, si trova una modalità sfida con la quale affrontare i propri amici in sfide all'ultima bolla energetica. Ecco, qui è proprio è il top, la bolla energetica. Va bene, impersonando uno dei personaggi appartenenti al mondo di Dragon Ball. Ecco, proprio questo è il classico messaggio promozionale che dice e non dice, sa e non sa di cosa stiamo parlando. Stupendo. You did it, Dad. Ecco, dopo questo ultimo inserto abbiamo anche assistito a uno scontro abbastanza spettacolare, insomma. E adesso siamo alla seconda parte, ovviamente non poteva finire così perché la storia continuava, e come sappiamo tutti, quindi siamo alla seconda parte dello scontro contro Freezer, e quindi poi finirà anche questo capitolo verosimilmente, e ci sarà perché il bello, prima l'abbiamo saltato, c'era tipo la preview, adesso c'è il titolo della nuova puntata, ma c'era la preview alla fine del capitolo successivo, quindi succederà più o meno la stessa cosa.
I can't allow you to do this anymore. Su Goku che mi si trasforma perché è super mega incazzato perché hanno ucciso Krillin per la 723esima volta. E nel frattempo abbiamo imparato anche a lanciare la Spirit Bomb, ma tanto non saprò mai effettuare questa mossa, quindi vado avanti con le mie due mossettine, premi un po' di qua, premi un po' di là e va benissimo. Il Dragon Ball Z doveva finire dopo questo scontro. Si è voluto continuare, si è voluto dare altre due saghe che sono state veramente, boh, non lo so, sempre peggio, sempre più un brodo allungato, cose soggettive, opinioni molto soggettive. Va bene, sì, va bene, abbiamo già capito che ci sono tante belle mosse che si possono fare e non fare. Salviamo, questo qui può anche darsi che perda, eh. Mi sono già desaianizzato. Ma è una grossa perdita. È un po' come va a finire quella storia, non male va a finire. Continua a dare dei calcetti a vuoto, infatti ho perso. Vediamo cosa succede, così per curiosità, quando uno perde. Un cazzo, bene. Vediamo un po', sì, basta, tutto qua. Allora rifacciamo, va bene, adesso cercherò di impegnarmi di più. Magari anche usando un po' di più il tasto parata. Massacrata che sto facendo. Più di prima. Proviamo a spingere un po' di tasti alla cazzo. È sempre molto bello. E un attimo rifacciamo ancora, vediamo un po'. Ho finalmente uno scontro un po' movimentato. Si è imparato le mosse qui. Perché è stato tutto più semplice. Sono forza di botte in testa. Adesso proviamo a vedere di attivare quella modalità lì. Ecco questa mi piace. Ciappa ciappa chi ciappa là, dai, spingi, gira, molla, basta, to, ciappa. Questo è molto bello, tutto questo è estremamente interessante. Tutto questo casino per togliere forse meno energia di una mossa di quanto avrebbe tolto una mossa normale, ma va bene. È che forse ho quasi vinto. Vai, muore, su. Vai. L'ultimo pugno, devo dare l'ultimo pugno, no. Hola! E mi si è defrisizzato anche lui. Vabbè. Who are you? So, you really don't recognize me? I am the hope of the universe, the sworn protector of the planet Earth. Questa potremmo assimilarla a una sequenza finale di intermezzo, dai. Cioè una sequenza finale intermezza, a meno che adesso non ci sia ancora un altro round, vediamo, perché inizia qua e il cartone si bombava ancora di più. Prepare to meet your doom, Saiyan!
Ok, siamo tutti molto arrabbiati qui. E, ecco, mi posso anche trasformare in Super Saiyan. Sembra praticamente la combinazione di pugno, calcio e parata. Si fanno tantissime cose. Quindi, questa va. Devo memorizzarla questa. A quiet but fierce battle. Perché quiet? Vabbè. Non lo sapremo mai questi titoli. Beh, direi che ci possiamo guardare anche quest'ultimo frangente di combattimento che ci porta poi alla fine dello scontro. E si steroidizza e diventa grossissimo. Magari salviamo anche qua perché c'è il caso. I'll never forgive you. I will avenge you! C'è molta rabbia qui, Va bene, adesso proviamo a vedere cosa succede. Allora, ci risiamo, si ricomincia, praticamente il combattimento esattamente identico all'altro, dove magari mi toglierà un po' più di energia, forse. Vediamo di fare quella storia là. Ah beh, aspetta che premiamo i famosi. Ho già finito anche l'energia e non mi ricordo assolutamente come si fa a caricarsi di energia spiritica o spirituale quel clè. Però comunque sto anche perdendo, si è perso qua, purtroppo si è perso. Ah ok, sono un po' indietro rispetto a quello che pensavo di essere. Proviamo un'altra volta, vediamo qua. Ecco, magari io devo sempre usare un po' più la parata, però perché qua mi sta dando una massacrata bestiale. Bene, ma che massacrato sto giro, bene. Vado avanti ancora imperterrito. No, non ce la fare. Vediamo ancora, rifacciamo. Com'era qua la storia? Se io prendo un po' di questi pulsanti a caso dietro. Un attimo che sto provando a vedere cosa succede qua. Non bene, quindi andiamo molto ma molto male qua. L'unica possibilità che ho è questa. No, neanche quella. Rifacciamo. Niente, alla fine bisogna proprio usare i classici attacchi, perché se uno vuole sperimentare gli attacchi nuovi, niente. Cioè, conta solo quello. Volendo stare lì a perdere tempo, a sperimentare, a guardare le combinazioni e quant'altro, no. Si perde e basta, invece stesso attacco ripetuto e passa la paura. E alla faccia della varietà. E qui direi che sia andato adesso. Vediamo se ci fa fare un ulteriore combattimento, ma direi basta perché abbiamo fatto praticamente due identici. E basta. Facciamo un minigioco, facciamo qualcosa di. Oh! No. Un po' diverso. You cannot defeat me! I can't be beaten! I am the strongest in the universe! I will finish you with my own hands! Fammi un minigioco dove mi deve un po' evitare qua il coso lì, il disco. Com'è che si chiama? Il disco che tira. Non credo che ce lo farà fare, vediamo. You!
Ah, che poi il disco non l'attimo lo tira Freezer, l'aveva tirato Krilli, non ricordo più Dragon Ball grosso. Da qui anche morto in maniera leggermente diversa. Cioè, anzi, non hanno fatto vedere il pezzo in cui si tagliava. I can't believe it! Freezer's spaceship! It's his final hope for escape! Goku! Don't die! Don't die! I don't understand. Did he make it out of there? Will he be okay? Why don't you use your brain a little? The Namekian dragon is really that big? Un po' confusa tutta la storia. Speak! Speak your wish! Ecco, questa era la preview di cui accennavo prima. Hi, Goku again! Well, we managed to escape from Namek somehow, but when we got back to Earth, there was this guy from the future waiting for us. 3 years from now, the Earth is going to be threatened by a pair of androids. You have to stop them. Nothing will stop me from fulfilling my design! I am perfect! Next time on Dragon Ball Z, a new threat. Huh? I'm going to die from a heart virus? Benissimo, ecco, e qui adesso saltiamo un po' avanti. Salviamo. Ecco qui, per esempio, vediamo se io volessi tornare indietro, cosa succede? Ah, bellissimo, mi cambia la schermata del titolo, anche questo potrebbe essere un'idea di documentazione, ma no, lo stesso. Quindi mi sono perso praticamente il titolo con Freezer come sfondo. Beh, va bene, vediamo un attimo se io faccio così, giusto per vedere cosa può succedere. Continuiamo dove siamo arrivati e cosa mi fa fare. Ok, mi ripropone l'introduzione e fin qua mi sta bene, tipo sigla, no? Mi fa una sigla d'apertura, ecco. Ok, e poi mi fa vedere quindi il nuovo capitolo dove Freezer arriva. E anche qui ci poteva stare, perché non era male come cosa. E viene poi ucciso da Trunks. Ah, basta, già ucciso così. Durato 3 secondi. Ok. Va bene, ma questa saga ce la vediamo un po' più avanti, perché è un po' fiappina finché almeno non c'è il combattimento contro i vari androidi C17 C18. È tutto un po' fiappo e poi verrà sicuramente liquidato in 3 secondi e mezzo con scenette e basta. Va bene, facciamo un salto, 1, 2, 3, eccolo qua. Dunque, siamo passati a un incontro, l'incontro di Junior con Cell ancora in versione imperfetta, e ricapitolando, quindi adesso proseguiamo, intanto qui vediamo come andrà questo combattimento. E ricapitolando, quindi sto poi assistendo a un gioco che è, sì, bellissimo dal punto di vista della narrazione, perché è fatto veramente bene in quel senso, cioè le scenette, gli intermedi sono sempre belli. Il problema è che la maggior parte delle qualità del gioco finisce poi lì, nel senso, purtroppo c'è veramente poco spazio per la giocabilità. È vero, ci sono questi, alcuni combattimenti sono anche ispiranti e possono essere vincenti se uno usa le giuste mosse al momento giusto, può creare combo spettacolare e quant'altro, però è anche vero che sono 8 volte su 10 forse inutili. Cioè, basterebbe usare sempre più o meno la stessa, cioè
usare il tasto parata e effettuare efficacemente un paio delle combo principali e si sarebbe già risolta la questione. Quindi insomma una gioca vero, ogni tanto che ci sono anche delle, ogni tanto poco, a dire la verità, dei minigiochi, quindi qualcosa che si differenzia un po' dal combattimento nudo e crudo, però è veramente poca roba. Quindi insomma limitato in questo senso, ma con potenzialità. E tra l'altro quello che non è stato detto in nessun materiale promozionale, paradossalmente, è che mi sono fatto una piccola cultura, no, sul gioco, è che il meglio praticamente potrebbe essere successivamente. Cioè è vero che adesso stiamo ripercorrendo la storia, quindi gli eventi fondamentali tagliati, sforbiciati tanto, tantissimo, però poi una volta finita questa prima modalità ci sarà una rivisitazione, cioè si può fare una rivisitazione con una specie di what if, cioè con vedere dall'altra parte della barricata, quindi se non so, Freezer avesse vinto, se Vegeta avesse vinto contro Goku e così via, insomma. E quello è secondo me ancora più interessante che questa prima modalità, che questa modalità principale, perché ok, riviviamo il cartone animato, ma lo riviviamo molto sfoltito e molto limitato dal punto di vista della giocabilità. Ecco, questo un po' il punto della situazione. Nel frattempo, vabbè, continuiamo ad accumulare mosse per personaggi che nella storia possiamo usare veramente pochissimo. Infatti si usa il 90% delle volte Goku e basta, insomma. E quindi qui si continua un po' con la saga di Cell. E adesso verosimilmente ci dovrebbe essere l'incontro con i vari androidi. Goku si è già malato, mi è già guarito, ce la siamo risolta molto in fretta. I'm taking Gohan to train with me. Bye, Chi-Chi. The next day, there is a knock at the door. Hello. Is Goku at home? Sneaky Cell. You're dead if you don't start talking. Got it? Your idle threats won't work on me. Infatti, qui siamo allo scontro con gli androidi e usiamo ancora Junior. Ok, va bene. Forse ce la possiamo fare, ma qui questo lo vedo già più impegnativo di scontro. So, vediamo un po' come si può fare. Ecco, per un attimo solo. Loser. Diabon. Ecco, infatti vediamo qualche cosa di spettacolare fatto ovviamente dagli avversari, perché se devo farla io. Ci proviamo ad attivare sempre quella storia là, che mi piace parecchio. Dov'è? Com'era che si faceva? Infatti diamo qualche calcettino qua che non fa mai male. Oh no, aspetta un attimo che qui... Ah ecco, no, perché perdere adesso era un po' da sfighe. I'm surprised someone as strong as you isn't an android. But unlike you, my power never decreases. I'm just getting started. No, Cell! At last, the day I waited so long for is here. Ecco, devo dire che la saga di Cell è leggermente
affrontate in modo più organico, mentre le due precedenti erano veramente stagliuzzate e sfoltite, qua invece gli avvenimenti vanno un pochino più con calma. E qualche imprecisione mi sembra, di avere qualche imprecisione va da memoria poi, insomma. Però insomma sì, si poteva fare anche qualcosa di più nelle saghe precedenti a livello di storia, di narrazione di storia, però vabbè. Goku and Gohan have finished. Beh, insomma, abbiamo appena detto che era fatta, trattata abbastanza bene, qui siamo già arrivati. Ecco, no, niente, ritiro quello che ho detto, perché siamo già arrivati a Cell, forma finale. Qui, grafica bassa, non va. Sure did. Yeah! You're a world champion! Hercule will crush that sail like he's one of those peeled grapes! Yeah! Look at him. Could he be a bigger idiot? After 10 days of anticipation, the fateful day finally arrived. Sì, siamo veramente arrivati alla fine. Ecco, ma questo non doveva essere crepato, questo androide. Questo mi sembra di ricordare che l'androide 16 morisse ben prima dell'arrivo di Cell. Adesso qui, vabbè, un po' si vede, un po' no, anche qua. C'è anche Krilli che fa proprio la differenza qui. Cell's game begins. Right. Let's get started. Goku's the first to go down. Però fin qua è sempre tutta scena, nel senso tutta scenetta, cioè tutto intermezzo, non, assolutamente non si è giocato ancora niente qua. Hola. Strano Goku, ma va. Vabbè. Ma un momento solo, scusate un attimo, ok, devo vedere una cosa qua. Cos'era quella mossa lì sotto? Il War Kamehameha, adesso la proviamo a fare subito. Pugno pugno, caccio caccio. E energia. Tasto energia, si tira così. Beh. Allora, aspetta un attimo. Sorriso, che mi coordino, che non è facile se mi coordinarsi. Addirittura una presa fatta, cioè sono veramente livelli assurdi. Ok, e fin qua ci poteva stare la vittoria. Vediamo se adesso mi si potenzia la questione. Non è anche fatto quella mossa la nuova. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Vediamo un po' cosa ci capiterà. I'm finished. I'm done fighting. I can see the depths of your power, and Cell, I give this bout to you. Ok, questa è la mossa che comunque ci avevano già spiegato prima, c'era già listata prima, adesso ce la ridicono, grazie, molto gentili, ma non c'era bisogno. Oh, che bello, un altro bel intermezzo di mezz'ora. Oh, posso così uno può pensare alle proprie cose, un po' quello che deve fare, si guarda in giro. Gohan, you're up next. Come on. Sì. What? Don't be foolish. If you couldn't defeat Cell, what makes you think Gohan can do it? Piccolo, Gohan possesses incredible powers, the likes of which we've never seen before.
It was revealed to me for the first time in the hyperbolic time chamber. Now, Gohan, this is your chance to bring peace back to the world. Got it, Dad. I'll do my best. A warrior beyond Goku. Scusate, ma la storia di questa saga è veramente fiappina, debolina e poco appassionante, veramente. Non dà nessun senso di urgenza, di minaccia. Cioè, sono pieni di guerrieri, si affrontano una volta, non si fa male nessuno. Ma per piacere. Ok, vabbè, tanto sono le mosse. Ah, questo ha tre mosse in croce. Quindi siamo ancora prima qua. E che ti spanno. Ecco, dopo una bella partenza, sto già perdendo di brutto. Aia. Poi sono anche piccolino qua, non ci arrivo, c'ho le braccine e le gambine corte. Fatica. Ecco, questo mi piace. Molto difficile tutto questo. Bah, sempre. Non è che si tolga sta grande energia, ma vabbè. Un attimo, che adesso salviamo, che può essere anche che sia l'ultimo combattimento, questo può essere. Vediamo. Ho vinto, ma non di molto. Finito? Vediamo. No, può essere finita qua. C'è un taglio per vedere se sarebbe finito qua la storia. No, forse no. Sì. Sì. Pronto? No, non è finita qua. Wow. Ah, quindi non moriva là. Mi ricordavo male, quindi. Android 16 c'era ancora qui. Boh, non mi ricordo sta cosa. Di quando lo fanno fuori. Adesso ok, vengono fuori i sellini e quello ok, adesso me lo ricordo, che era disegnato anche malissimo tra l'altro, era fatto, ma era proprio veramente brutto quel pezzo, noioso anche. I'm starting to understand why Dad said that only I could defeat you. Ever since I was a child, I've had trouble controlling my temper. Whenever I get angry, I get in fights and I have no control over my powers and I never stop until the other person is incapable of fighting back. That's why Dad wanted me to fight you. That is a very nice monologue. But you don't expect me to be scared, after all. You are only a child. And just maybe your little speech has inspired me to anger you. Ok, adesso posso usare anche Gohan in versione adolescentina, qua preadolescente. While trying to infuriate Gohan, Cell delivers a devastating blow to Android 16, and the Cell Juniors join in the fight too. Stop! Stop it! Stop the fighting! Gohan! Huh? Was that you? There is nothing wrong with fighting to bring about peace. Breathe your spirit as your anger rises. I know how you feel, but you can't hold back any longer. Give your big mouth a rest, you factory recall.
Oh, incazzatissimo adesso. Gohan. Gohan explodes. I can't hold it back. You guys are dead. Vediamo se ce li fanno combattere questi affarini qua. Sì, sì, dai, si fa combattere contro i sellini. Ok, va bene, va bene. Ce la possiamo fare, vediamo. Ok, Super Saiyan 2, Kamehameha, bla 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 bla. Solito. Solite mosse, vediamo un po'. Dai, oh, questo è anche più piccolo di me. Io c'ho anche pochissima energia, vediamo quanto. Ah, sono 7 però, cavolo. E uno è andato. Ci arriva l'altro. Va, due. Questo è già più divertente, questo combattimento. Vediamo se riesco a spuntare. Ecco, c'è da dire, come ho letto, che praticamente in questo gioco la potenza dei personaggi viene aumentata parecchio quando sono in versione Super Saiyan o comunque attivano le modalità potenziate. Mentre negli altri giochi, nel Budokai 2 e 3, queste differenze non sono così accentuate, quindi sì, veramente quando sono nel momento clou, diciamo così, del personaggio, si fa tipo un 10% o qualcosa di più di danno ulteriore all'avversario, quindi insomma è effettivamente utile. Negli altri evidentemente per bilanciare più la fase di gioco, l'aumento di dimensione della corte. Curiosità. Allora, vediamo che siamo quasi arrivati qua. Non sono messo poi così bene da dire che un po'. Mancano ancora due. Vediamo che storia succede. Molto divertente dagli step botte qua e poi dai una bella onda. Non è che pongono più tanto resistenza. Là, ultimo. E tutto questo senza salvare, cioè vorrei far notare questo. Va, finiti, uccisi tutti. Molto bene. Quello è morto là in alto così. Poverino. Oh, Super Saiyan 2, va bene. Tutti i bottoni insieme, i pulsanti, tanti bottoni, che non può dire come vuole, secondo me. E adesso dovremmo essere arrivati effettivamente alla fine della fine, al finale, fine finale. Quindi ritorniamo a fare un combattimento contro Cell. E dovrebbe essere anche l'ultimo combattimento, verosimilmente. Vediamo se davvero è così. Adesso man mano che perdo potenza, quindi perdo anche la possibilità di farlo. Qui secondo me magari se mi parassi un po' di più ai colpi dell'avversario sarebbe anche meglio. Mi sono già desaianizzato.
Facciamo così, salviamo, ma giusto perché se è la fase finale dopo dobbiamo fare. Ok, dai che sei morto, no? Vedi, non ci provare, eh. Adesso lo possiamo uccidere con effetti speciali, proviamo. Un attimo. Ma qui bisogna fare questa cosa. Aia, beh, adesso rifacciamo, aspettate, eh. L'ha fatto con veramente. Allora, dai. Mi si è anche deselizzato anche lui, bellissima questa cosa. Che mi torna indietro di una forma. Però io ti devo ammazzare così. O no? Se riesco bene, se no puoi fare lo stesso. Su. Eccolo, ma bellissimo questo. Intanto ero quasi morto, ma qui lo deve prendere. Vediamo un po', sì, le prende. Là. E qui dovremmo aver finito, speriamo. Forse sì, forse no, adesso facciamo così, facciamo un salto che scopriamo subito se è finito sto gioco o no. Che dopo c'è la parte poi, come dicevo prima, più bella. E... cos'è questo? Oh, è troppo difficile. Troppo difficile questa cosa. Vediamo un po'. Molta tensione qua. Sì, secondo me era la fine. Ah no, non era la fine. E... ok. Allora dobbiamo fare così. Vediamo un attimo, scusate solo un secondo che volevo vedere. Sì, quindi c'è da fare un terzo scontro con Cell. Che bello. Che varietà, che fantasia anche. Beh, magari adesso facciamo così un salto e andiamo subito alla battaglia finale. Alla fine della battaglia. Ma sì, boh, adesso vedrò cosa fare al volo. Sì, infatti, dopo aver mostrato come. Appunto, se si sia autodistrutto e Goku sia morto sul pianeta di come si chiama? Recaio. Adesso, come dicevamo prima, ci ripropone ancora il combattimento Gohan contro Cell che si è rigenerato. Quindi proprio, insomma, possiamo dire che ci sia veramente una fantasia così proprio spietata in questo gioco. Questo che non dovrebbe essere troppo difficile. C'è un po' di effetti speciali ancora se riusciamo, ma... ah, però in realtà sto anche già per morire, vabbè. Sì, ma quindi sta ammazzando, non so neanche se salvare per poi. Ma sì, dai, salviamo. Un po' di brio qua la situazione. Aspetta, facciamo così. Sarebbe stato bello fare ancora un po' con la storia là. Questo l'ho fatto, ma non ho capito neanche come ho fatto, vabbè. Allora, un attimo solo che io volevo fare così. Se riuscissi. Un momento. Ma perché non vale sparare mentre io sto caricando la mossa? Vabbè, chiudiamola qua. No, niente, non chiudiamo molto, ma. Ok, diamo solo un'occhiata per vedere se la situazione è finita, poi chiudiamo qui anche questa puntata perché è stata molto lunga e molto bella, eh? Abbiamo visto un sacco di cose, abbiamo visto contenuti speciali associati
al video di per sé, abbiamo visto di tutto di più, interviste, trucchi, o no, forse i trucchi non li abbiamo visti, chi lo sa. Beh, comunque abbiamo visto veramente tantissimo. Abbiamo anche guadagnato Cell adesso, che lo possiamo usare nei vari tornei. E probabilmente... E poi no, ci sarà da fare magari un secondo episodio dedicato a questo gioco, dove abbiamo i capitoli più interessanti del What If. No. Quindi cosa sarebbe successo se... Carino come gioco di Dragon Ball, si poteva fare meglio sicuramente, però non è male. Gli altri li hanno, cioè io preferisco questo tipo di grafica, anche se più come posso dire, più PlayStationoso, cioè più appartenente alla, non so cosa sto dicendo. Comunque preferisco questa grafica rispetto a quelle in cel shading, o come cavolo si chiama, che è, a parte che dà tutto un look spigoloso nei contorni dei personaggi, e poi boh, beh, non è che mi piace molto, cioè si doveva aspettare la PlayStation 3/4 per una grafica del genere che fosse veramente accettabile, e parlo di Dragon Ball Z Fighters, che quello sarebbe bellissimo, oppure anche Xenoverse, che quelli, ma siamo al top secondo me. Anche se non li conosco del tutto, spero che siano un pochino più interattivi di questo. Questo è un po' per concludere questo episodio, e secondo me qui siamo alla fine. Adesso tagliamo questa cosa e vediamo se c'è da fare tipo una cosa finale con Cell, tipo chi fa l'onda energetica più forte. Forse no, non credo. Secondo me qua è già finito. Sì, dai, è già finito qua. Sì, è già finito, va bene. Quindi, per vedere questa parte finale intera, ci ritroviamo di là, dall'altro lato del canale, dove abbiamo le cose che sembrano tutte belle, professionaline, fatte bene, sembrano, e poi vediamo dopo di vedere anche, anzi, c'è una preview, aspetta, se si può saltare qua la storia... Può velocizzare ma non saltare. Vediamo un po'. Bello, molto bello. Dopo questo li vedremo meglio dopo. Vediamo un po' cosa mi fa. Ok. Allora, tra l'altro qui dovrebbe anche cambiare la schermata del titolo. Finendo il gioco dovrebbero esserci un po' tutti i personaggi. Vediamo se è vero. 1, 2, 3. Eccola qua. No. Vabbè. Fa lo stesso, è uguale a come era all'inizio. Va bene. Non so allora come fare, non so come potrebbe essere possibile, però so che di averlo letto. E quindi qui adesso, continuando la storia, praticamente si dovrebbe andare ai vari capitoli esatto del gioco. E per esempio, infatti, qui si aggiungono ovviamente capitoli e storie. Per ogni saga c'è un po' tutto. Ecco, praticamente, ecco, meno male, ed è questo che volevo dire prima, che rende il gioco più interessante. Si affronta la storia più nel dettaglio. Io non capisco perché non l'abbiano messo subito tutto questo. Tanto voglio dire, non ci dovevano essere dei grossi problemi a rendere un gioco più lungo. Però vabbè, insomma, è stato fatto così. Bene, molto bene, ma questo lo vediamo verosimilmente nel prossimo episodio, e questo lo chiudiamo qui. Siamo perfetti.